Ce l'avete chiesto in tanti. Parlate di due playmaker che stanno trascinando con il carisma prima che con le giocate le proprie franchigie. Sono due giovani uomini che incarnano perfettamente le squadre che rappresentano, una nobile decaduta in cerca di riscatto e una giovane emergente. Lo sapete, ci piace parlare di point guard perché anche noi nella nostra carriera cestistica, essendo nani, abbiamo ricoperto quel ruolo e quindi guardiamo sempre con un occhio di riguardo questa posizione. Ma bando alle ciance e iniziamo a raccontarvi di Derrick Rose e Ja Morant. Il ruolo del playmaker o di point guard è un ruolo particolare. Ci hanno insegnato al mini basket che il playmaker è il coach in campo, il giocatore che ha in mano le redini della squadra. È il primo responsabile del bel gioco o del cattivo gioco di una squadra. Se una squadra corre, va lenta, esegue, rompe i giochi, fa contenti i lunghi e tante di queste cose dipende non solo certo, ma in buona parte dalle capacità del playmaker. Cominciamo con l'MVP, Derrick Rose. Tutti gli amanti dello sport in generale e della pallacanestro in particolare dovrebbero essere strafelici per Rose e tifare per lui. L'ormai giovane uomo è stato sfortunato. Come dicono dall'altra parte dell'oceano, ha trattato il corpo come se non fosse il suo, ma si è saputo rialzare con forza e convinzione. Si è allenato, ha lottato, ha sofferto e si è migliorato. In tanti dicono che stiamo vedendo un vintage Rose, ma è lo stesso Derrick che in un lungo post ad inizio playoff ha detto di non gradire questo appellativo. Non c'è niente di vintage nel mio gioco, eccetto i floater. Non schiaccio e non salto più come un tempo. Non ti ammazzo più con la velocità o sono un contropiede ambulante. Non prendo nemmeno quelle conclusioni a ferro in reverse. Sono un giocatore diverso. Amo gli scacchi e lo spiegherò così. Ho perso la regina presto durante la partita, ma ho lottato allo stremo per portare un pedone in fondo alla scacchiera per averla indietro. Se conosci gli scacchi sai che questo è un processo molto duro e se sai davvero come giocare sai anche che le partite dei maestri sono vinte con pochi pezzi sulla scacchiera ed è una questione di strategia, cuore e capacità. È figo dire che so ancora a giocare un pochino. In più ho lottato la vita intera contro tante avversità. Ci rido perché ho superato le cose più dure. Questo significa crescere e nessuno può capire le mie sofferenze e i miei sogni eccetto me, vintage o no. Sono un giocatore benedetto e molto capace. Siamo d'accordo, Derrick si è reinventato e si è ricostruito e migliorato. Se parliamo di basket puro non c'è paragone. Questa versione è molto superiore a quella del cosiddetto Prime Rose. Più visione, più consapevolezza, l'uso dell'accelerazione e di diverse velocità. Il tiro da fuori molto più compatto. Stiamo parlando di un giocatore maturo, di un campione a tutti gli effetti. Ebbene sì, ci emozioniamo quando lo vediamo condurre il contropiede e fare un assist con un passaggio due mani dal petto. Una freccia stilisticamente bellissima che raggiunge perfettamente i numeri del compagno. La semplicità, l'efficacia, l'essenzialità di un giocatore che adoriamo, anzi, idolatriamo. Tornando al carattere del giocatore, in pochi, anzi in pochissimi, si sarebbero rialzati e avrebbero abbracciato questa sfida. In tanti hanno gettato la spugna, ma lui no. Non ha voluto, si è contrapposto al destino. Si è allenato in maniera forsennata, ha migliorato il suo corpo, il suo equilibrio, la sua forza, non solo la sua esplosività. Ha imparato a saltare nuovamente, a tirare nuovamente, non più riequilibrandosi in aria ma partendo compatto con le spalle bene in asse e il corpo che va su, in un perfetto cono immaginario. Ha migliorato la sua forza con un allenamento che da piccoli ti sconsigliavano. Il segreto del miglioramento al tiro di Rose per sua stessa ammissione è dato dal training con una palla medica grigia da 2 kg. Derrick porta sempre con sé questa palla e si allena tirandola. Quando va in partita e tira con un pallone regolare, quindi con una sfera che pesa solo 600 grammi, per lui è una piuma e il tiro è più facile, più leggero, più morbido. Ci sono teorie contrastanti su questo aspetto e ci sono trainer che sostengono che anche un aumento di massa muscolare nelle braccia potrebbe danneggiare le percentuali al tiro. Maggiore forza, minore mobilità. Sono tutti microfattori che alterano quell'equilibrio perfetto. Il tiro è una questione di precisione e di ripetizione. Fare sempre lo stesso movimento milioni di volte e masterizzare posizione, altezza del canestro e peso della palla sono elementi fondamentali. Kobe ha fatto di questo un'ossessione tanto che riusciva ad accorgersi se un canestro era più alto o più basso di qualche centimetro solo perché i suoi tiri non entravano come il suo solito. L'allenamento di Rose con la palla medica non ci fa esaltare, ma se funziona e se fa bene per lui, ben venga. Per gli allenamenti specifici di Rose, per la sua preparazione non solo in palestra e per altri aspetti meno visibili dei giocatori, stiamo preparando una sorpresa speciale per voi. Non vi deluderemo. Tornando a noi, Rose con il suo nuovo corpo e con la sua nuova mentalità ha iniziato ad essere nuovamente efficace e sperava, quasi bramava, un'altra possibilità per giocare i playoff. Quando a metà stagione ha accettato un suo ritorno nella Grande Mela, l'ha spiegata così. Voglio avere una possibilità di giocare la post-season. A Detroit gli avevano assicurato che avrebbe avuto le stesse chance di playoff rispetto alla Grande Mela, ma Rose non ci è cascato ed ha inseguito il suo sogno di tornare a giocare quando la palla pesa, e non ci stiamo riferendo alla palla medica. Si è presentato carico, pronto, determinato ad incidere sulle singole partite e sulla serie, e già da gara 1 ha scaldato i motori e ha fatto male alla difesa di Atlanta.
Atlanta non riusciva a difendere in maniera efficace il pick and roll, Rose Gibson. A proposito, onore ad un altro fedelissimo del coach che ha 36 anni tra qualche giorno, è fresco come un cetriolo e ha l'energia di un ragazzino. Il coach ha dunque cavalcato quel pick and roll presentando anche qualche variante al tema con un ulteriore blocco di un terzo uomo. E Rose che va dentro, esita e si arresta alla lunetta, distribuisce, insomma fa danni alla difesa degli Hawks. Certo, Capela gli rifila un paio, anzi tre stoppate, ma è il prezzo da pagare per un giocatore che non si nasconde mai e affronta la sfida come Ettore contro Achille, a viso aperto e senza trucchetti. Nel secondo tempo di gara 2, il coach di tante battaglie getta la maschera, panchina finalmente Payton e fa ripartire Rose, che si galvanizza e incendia il pubblico del Madison, che alla fine vedrà la prima vittoria ai playoff dopo anni di bocconi amari ingoiati. La palla della partita muore in mano a Rose, che si prende il suo riscatto personale. È ritornato ai playoff, da leader, con il coach di sempre, con una squadra di underdog che ha fatto una stagione stupenda e può ambire a passare al secondo turno. Che dire, le persone che lo volevano in una contender a fare il comprimario si devono ricredere. Rose è ancora un giocatore che sposta, non ha bisogno di un super team, non ha bisogno di vincere un titolo da settimo o ottavo giocatore per entrare nella storia. Noi lo vogliamo vedere in campo a fare giocate e trascinare squadra e pubblico, a vivisezionare le difese, non con la sua velocità, non con i contropiedi uno contro il mondo, ma con la testa, con la tecnica e con il controllo che solo la maturità riesce a darti. Rose è tornato, è stato all'inferno ed è tornato, come Orfeo, e speriamo che non si volti mai indietro, come nel mito greco, in modo da continuare a incantare ancora per qualche anno i tifosi di tutto il mondo. Ah, dovevamo parlare anche di Ja Morant, nel prossimo video allora, che merita altrettanta attenzione. Grazie ragazzi, e se vi è piaciuto il video e volete vederne altri, iscrivetevi al canale!